Ciao! Bentornati su Parole in Pentola. Quello che vedete davanti a voi è Post Pink, antologia di fumetto femminista. È una raccolta, le autrici sono varie che hanno contribuito a creare dei contenuti per questo volume. È un'idea bella, ovviamente all'interno troviamo stili, troviamo interpretazioni della donna o della femminilità, di determinati ambiti, diciamo, che riguardano l'universo femminile, affrontati in modo molto personale, sia dal punto di vista grafico che dal punto di vista proprio di sviluppo del tema. Alcuni ovviamente mi sono piaciuti di più, altri non sono forse riuscita ad apprezzarle a dovere. Sta di fatto che è una raccolta molto bella, è molto breve nel senso che ci si mette un attimo ad affrontarla e forse sarebbe potuta essere un po' più approfondita ma anche profonda, non perché i temi trattati non lo siano, non perché non valga la pena, non perché vengano trattati in modo sbagliato, superficiale, ma perché la brevità non permette di ritrovarsi, secondo me, pienamente coinvolti in un tema anche importante, come possono essere quelli scelti per questo volume. Diciamo che l'idea è bella, ma si poteva sviluppare un pochino di più, ecco. Tra i miei preferiti ci sono Centimetri di Sara Menetti, mi è piaciuto molto L'istinto femminile, Pensiero di una donna di Margherita Morotti, ho trovato di grandissima attualità Un fatto privato di Alice Milani, veramente di grandissima attualità, forse troppa, purtroppo. Ho apprezzato la veste grafica di Mea Vulva, di Cristina Portolano, mi ha sorpreso moltissimo e soprattutto sono andata a fare delle ricerche sull'argomento di cui tratta, sul personaggio femminile di cui tratta, del quale non sapevo nulla, ma che mi ha aperto un mondo sconosciuto, ecco. E parla appunto di Idelgarda, una monaca che era già molto più avanti rispetto al suo tempo, ecco, sotto certi punti di vista. Questa è la bibliografia. Vale la pena dare un'occhiata anche a questi libri citati, alcuni li conosco già, altri no, potrebbe essere un'idea per quando si vuole affrontare una lettura magari a tema femminista o comunque approfondire una tematica. Queste sono le due pagine della bibliografia e ve lo consiglio perché comunque l'idea è bella, ovviamente non è minimamente d'impatto, cioè per quanto mi riguarda non è stato d'impatto, non mi ha particolarmente emozionata, non mi ha particolarmente coinvolta, è stato come una carrellata di temi importanti, purtroppo appena appena sfiorati, quindi è come se dietro ognuno di questi racconti ci fosse un qualcosa di molto più grande, come se fosse un frammento tagliato da un racconto più grande, ecco, che forse potrebbe essere approfondito maggiormente o varrebbe la pena di approfondire, ecco, perché sono proprio degli stralci, sono degli spaccati belli ma che non danno la possibilità di sentirsi totalmente coinvolti, di abbracciare appieno, ecco, una determinata tematica. Comunque ve lo consiglio. Post Pink, antologia di fumetto femminista.